Gli amici di Marcianise dalla Brunale Sas. Formazione ridotta, stiamo facendo riduzione di personale, siamo molto felici di questa, di questo tour nei centri commerciali. Faremo, domani andremo a 100 vetrine, ci ha chiamato Ettore Ferri, è un grande fan. Fra un paio di settimane saremo addirittura dai Forrester alla Forrester Recreation. Sì, perché Brooke, insomma, ora sta esagerando, ha cominciato, vuole concupire anche i suoi stessi nipoti, cioè li genera e poi ci si riaccoppia. È arrivato quindi il momento di partire subito. Luca, non ho la mia voce in spia, sento la voce da fuori ma non in spia. Ah, scusami, ok, perfetto. Grazie, buon uomo, da quelle parti, sarai ben retribuito. Il pezzo di partenza per tutti voi è Fra milioni di stelle. Tu, a ciascuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in fila da anni, chi non può più aspettare. Tu, aggrappato ad un angolo di cielo a guardare questo mondo che si infiamma, che si abbraccia, si scanna, ci sei tu, con il culo per terra e il morale alle stelle, a tenere sulla vita, con un paio di bretelle. E non c'è solamente una via per raggiungere la verità. C'è chi beve negroni, chi nemmeno un caffè, chi si è rotti i coglioni di guardare Rai 3, chi è partito e si è perso, chi ha perso il partito, chi si sente diverso, chi non alza mai un dito. E tu, adagiata su un angolo di cielo a guardare questo mondo che si affanna, che si illude o si inganna, ci sei tu, la mia unica luna fra milioni di stelle a tener sulla vita, con un paio di pretese.